Signore e signori, buongiorno, 22 di novembre del 2012, ci troviamo sul tratto interstatale della A14, esattamente tra Mastro e Montenero di Bisaccia. Questo è un posto importante dove sono incontrati Nichi Vendola con Di Pietro, il famoso incontro di Mastro che poi doveva dar vita ad un'unione politica che non so poi se c'è stata o meno. Giornata nuvolosa. Sono le 10.51 primi, siamo come sempre al Rosuolo, rispettando il limite di velocità del Tutor. Abbiamo Castiglione, Agnone, Trivento, Isernia, Cupello, Montenero di Bisaccia, come potete leggere dall'insegna che ci arriva tra poco sul monitor. Anche qui siamo partiti questa mattina presto, intorno alle 5. Abbiamo fatto, qui finisce praticamente il Molise, siamo in Abruzzo, attraverseremo un paio di regioni, fra poco arriveremo poi nelle Marche. Volevo ringraziare come sempre gli sponsor unici di questi filmati di Tre Radio Cinghiale Stereo Network, il nostro sponsor primario, tra l'altro Domenico Verose, la zona industriale di San Marco Argentano Scalo, sempre operativo 20 controlli su 24, e poi anche i miei amici del progetto ecologico, l'azienda Sanso, che hanno sviluppato tra i primi in Italia, ma penso sono stati i primi, a sviluppare un nuovo progetto di recupero e riciclaggio di cartucce e toner e prodotti per la stampa, sempre in zona industriale di San Marco Argentano Scalo. Ciao Gian Domenico. Particolare anche la tua consorte, la ringrazio per tutto quello che fa, anche per i piccoli protagonisti di Tele Radio 5 al Stereo che anche oggi sono con me. C'è mio figlio qua in macchina, sta viaggiando con me questa mattina alle 5, in questo momento è in pausa sonno, sta dormendo tranquillamente qui al mio fianco come sempre in questo mezzo potentissimo. La situazione è sempre questa, Adriatica, una strada che fa venire una sonnolenza pazzesca. Mi sono già pacchiato un paio di caffè stamattina, così sono caricatissimo. Dovrei arrivare, siamo a 58 km da Pescara, io dovrei arrivare esattamente a Porto Sant'Elpidio, una splendida località marittima dalle parti di Ancona, poi dovrei passare anche per Loreto per ritirare un altro mezzo potentissimo che arricchirà la sede di Tele Radio Cinghiale Stereo Network, e ovviamente anche oggi vi daremo conto di tutte le cose che succedono per strada. Volevo precisare una cosa importante: sul tratto Cerignola Foggia dell'SS16 ci sono un paio di trappole di autovelox veramente paurose, messe ovviamente dal comune di Cerignola, che ringraziamo, e anche dalla polizia provinciale. E state attenti quando andate da quelle parti, perché nonostante dopo oltre 30 anni la SS16 sia stata ammodernata e praticamente fatta tutta quanta, si vige e regna il limite di velocità di 90 km orari e le multe fioccano. Chiaramente se siamo stati multati, oltre a fare questa pubblicità ne faremo altre, poi ovviamente faremo ricorso, perché quei tempi che corrono preferiamo sicuramente dar da mangiare ai nostri figli più che regalare i nostri soldi, quei pochi che sono rimasti, a comuni e a intimati. Tra l'altro oggi, essendo il 22 di novembre, siamo a meno di un mese dalla fine del mondo preannunciata, che arriverà il 21-12-2012, poi che sia una fine del mondo fisica, economica, sanitaria o in qualsiasi modo verrà, noi stiamo cercando di lasciare con Tele Radio Cinghiale Stereo Network qualche testimonianza videofonica e radiofonica. Se qualche extraterrestre o colui che ci istruggerà poi vedrà questi video, penserà chi era questo pazzo che parlava da solo guidando una multa sulla A14 alle 11 di mattina. E anche in questo video volevo lanciare un appello agli amici di YouTube,
ringraziandovi per la grande possibilità che ci danno di far mettere i nostri video su questo canale meraviglioso, dove tutti possono mettere le loro opinioni tramite video, che ho provato a scrivere in tanti modi, ma evidentemente le mie mail non sono arrivate, avrò sbagliato sicuramente qualcosa. Però voglio dire, cari amici di YouTube, non censuratevi il video, per questo so che non lo farete. Guardatevi intorno ogni tanto, perché c'è tanta gente creativa, sicuramente anche più di me, che fa molti video belli, istruttivi, belli da vedere, fatti bene anche tecnicamente magari, considerando che stiamo registrando mentre stiamo guidando a 140 km orari sull'autostrada. E magari quando chiediamo qualcosa, vi chiediamo di farci lavorare, farci collaborare con voi, dateci una mano, anche se noi siamo italiani e sappiamo che siamo un popolo che non vale più una cicca, però fateci fare qualcosa, perché noi sicuramente abbiamo ancora molto da dare, soprattutto adesso che siamo in questa situazione critica, presto finiremo come la Grecia, anzi siamo già messi peggio della Grecia, anche se non ci dicono niente, però voglio dire, basta guardare le condizioni di queste autostrade per rendersene conto. Dico, fateci fare qualcosa, perché noi saremmo ben lieti di... Tanto so che comunque voi sentirete questi video messaggi che io registro, perché controllate tutto.